Ladri in azione questa sera in una palazzina in via Valeggio a Centinarola, messi in fuga dall'arrivo degli agenti del commissariato di Fano, arrivati sul posto dopo che un loro collega, che risiede nella stessa via, ha notato un'auto sospetta parcheggiata in fondo alla strada, un Mercedes coupé di colore bianco. I tre malviventi, entrati da una porta finestra sul retro, erano all'interno di un appartamento al primo piano, mentre i proprietari erano fuori casa. I poliziotti li hanno inseguiti nei campi dietro la palazzina nel tentativo di catturarli, ma aiutati dal buio si sono dileguati, lasciando sul posto sia l'auto rubata che un frullino, un flessibile, probabilmente usato per forzare qualcosa all'interno dell'appartamento. Sul posto anche gli agenti della scientifica per i rilievi di rito. Le ricerche sono tuttora in corso. Ad indagare sul caso gli agenti del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti. La polizia di Urbino invece ha denunciato tre minorenni per il reato di furto aggravato. I due episodi risalgono al 17 ottobre e al 27 novembre scorsi. Nel primo caso due ragazze hanno rubato due giacconi di marca in un negozio di articoli sportivi all'interno del complesso commerciale Santa Lucia, mentre nel secondo caso un 17enne albanese residente in zona, dopo aver fatto acquisti in un negozio di materiale elettrico dallo stesso centro commerciale, ha provocato l'attivazione del sistema di allarme antitaccheggio. Il ragazzo, dopo aver consegnato la refurtiva di un valore complessivo di 50 euro, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dagli agenti del commissariato.